Ciao a tutti. Allora, per iniziare vi facciamo vedere un video di Cunelago, che non so se qualcuno di voi l'ha già sentito nominare, comunque è diciamo, un social network per il mondo dell'università. Allora, mi presento, mi chiamo Luca Ferrari, sono studente di ingegneria di Ferrara, sono co-founder e project manager di Cunelago. Una bella, non so. Ok, allora adesso un attimo. Allora, che cos'è Cunelago? Abbiamo sviluppato, siamo in 6 di ingegneria di Ferrara, abbiamo sviluppato un social network per il mondo accademico e inizialmente per il mondo universitario. È una web application dove docenti e studenti possono comunicare in modo nuovo e consente agli studenti di avere molte funzionalità non offerte dai social network attualmente presenti. Cosa può fare uno studente? Può entrare in contatto con i compagni di corso, anche quelli che non conosce, può porre domande e risolvere dubbi di altre persone e caricare file direttamente nella piattaforma in cloud e condividerla con persone singole oppure con chi segue determinati insegnamenti. Inoltre può utilizzare degli strumenti di real-time di collaborazione per studiare a distanza con altre persone. Un professore può comunicare con gli iscritti all'insegnamento evitando di utilizzare le vecchie mailing list e organizzare gli seguimenti online a distanza. Quante volte vi è capitato di andare a parlare con un professore e dopo di trovarvi un avviso nella porta del suo ufficio che il professore non era presente? Noi questa cosa la vogliamo evitare, quindi abbiamo creato uno strumento che consenta a studenti e a docenti di comunicare anche a distanza. I professori possono inoltre effettuare delle video lezioni, perché ad esempio se nel caso dovessero essere all'estero, hanno magari comunque l'occasione di poter fare delle lezioni. Anche loro possono caricare il materiale didattico e condividere con tutti quanti gli iscritti all'insegnamento. Allora, con quale composto Cunelago? Il 95% della tecnologia open source. E ne vedremo due parti. La prima parte è legata al front-end e la seconda parte invece è legata al più lato server. Allora, nella prima parte del talk parliamo del front-end, quindi di Rails, Less, Sample, Elasticsearch, CoffeeScript e MongoDB. Io vi parlerò di queste tre tecnologie qui. Iniziamo con Ruby on Rails. Ruby on Rails, molti di voi sicuramente già lo conoscono, è un framework per sviluppare applicazioni web in una maniera molto innovativa e molto veloce. Utilizza il paradigma della convention over configuration, quindi a differenza ad esempio del mondo Java, noi non dobbiamo preoccuparci di configurare milioni di file e descrivere come i vari model devono essere agganciati, ma in
automatico il framework lo sa già se utilizziamo una convenzione di nomi particolari. Abbiamo una facilità di sviluppo notevole e inoltre ci consente di utilizzare, visto che lei si è basato su Ruby, la metaprogrammazione di Ruby. Vorrei farvi vedere un esempio di metaprogrammazione, dato che probabilmente lei se lo conoscete già, e quindi per la metaprogrammazione magari è una cosa nuova, magari un po' interessante. Allora, la metaprogrammazione sostanzialmente è un metodo di scrivere codice che scrive codice. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi possiamo definire delle classi di metodi a runtime, un po' come la reflection e l'introspezione di Java, però in maniera molto più easy, più veloce. Possiamo intercettare chiamate a metodi runtime e modificarne il comportamento. Ne volete un esempio? Lo stream di Cunelango. Allora, lo stream sostanzialmente è come la bacheca di Facebook, quindi abbiamo dovuto sviluppare un sistema che aggreghi tutte quante le varie informazioni di quello che succede sugli insegnamenti e su quello che fanno i nostri amici che seguiamo. Ad esempio, non so, un utente che scrive in una bacheca di un insegnamento, un utente che pubblica un file e lo condivide e altre azioni legate all'insegnamento. Per creare lo stream, lo stream è composto ovviamente da attività, quindi io seguo un utente e io pubblico qualcosa. Le attività sono svolte da utenti e sono create a verificarsi di eventi. Ad esempio, l'utente segue un utente passa un esame o altro. Quindi, come possiamo creare questa attività di stream? Inserire direttamente il codice nel controller o nel model la creazione dell'oggetto attività come facciamo di solito. Quindi, non so, nel metodo segue l'utente, io aggiungo l'utente nella lista di followings e creo l'attività per lo stream. In questo modo però abbiamo il codice che è fortemente accoppiato, perché andiamo a inserire il codice della funzionalità dello stream all'interno di un metodo che non faceva assolutamente parte del modulo dello stream. Quindi noi abbiamo utilizzato la metaprogrammazione di Ruby per far sì che quando al verificarsi alla chiamata del metodo follow venga registrata una stream activity, quindi l'attività dello stream della categoria un utente segue un utente. In questo modo l'attività viene creata in automatico ogni volta che voi invocate il metodo follow e il codice è già copiato, perché appunto io non sono andato a scrivere dentro al metodo segue utente che era l'attività, ma in automatico Ruby si è risvegliato e ha detto: ah, io ho seguito un utente, quindi aspetta che creo anche a sua volta l'attività. E la seconda parte, MongoDB, è un database management system open source scritto in C++. Fa parte della famiglia del NoSQL, quindi è uno schema less, vuol dire che sostanzialmente, a differenza dei database relazionali normali, non abbiamo bisogno di definire tutti quanti gli attributi, le relazioni a priori, ma la relazione e gli attributi di una tabella possono venire modificati nel tempo. È orientato ai documenti basato sullo standard JSON, è scalabile e replicabile, quindi voi potete far partire diverse istanze di MongoDB in automatico, lui sincronizza e vi fa la replicazione dei dati e la scalatura, e ha il framework MapReduce che vi consente di prendere grosse quantità di informazioni, compattarle assieme e restituirvi i dati aggiornati. Questo esempio noi lo utilizziamo per gli stream, in quanto abbiamo una lista molto elevata di attività di stream, con MapReduce praticamente noi le compattiamo e ci facciamo restituire le attività summarizzate, cioè un riassunto, diciamo. Elasticsearch invece è un search engine che è basato su Apache Lucene e ci consente sostanzialmente di fare la ricerca di contenuti attraverso delle query semplici oppure avanzate. Ad esempio, quando un utente sa quale seguire un insegnamento, cerca analisi matematica oppure può cercare matematica 3 oppure anal mat matematica e in automatico Elasticsearch riesce a restituire tutti quanti i dati. La ricerca è basata su un DSL JSON che vi consente di fare ricerche veloci, quindi dammi tutti quanti i risultati che contengono la parola analisi, oppure dammi tutti quanti i risultati che contengono la parola analisi di un insegnamento di un professore di un'università, d'Italia, eccetera. Adesso iniziamo con una demo subito e ci colleghiamo con Londra, con Giovanni, che è un altro sviluppatore front-end, farò vedere la seconda parte del...
anni, adesso è a Londra e lavora a Londra, e utilizzeremo un elango per fare, diciamo, una sessione di lezione a distanza. Cioè sostanzialmente facciamo una simulazione dell'attività di studio di studenti direttamente da Cunerango, e lui ci fa vedere, ci spiegherà le altre tecnologie di front-end che sono state utilizzate in Cunerango. Speriamo vada tutto quanto bene, perché il sistema è in sviluppo e la connessione non è delle migliori, neanche da Londra. Un esempio di codice HTML.
Questo concetto è poi se in Rango, non so quanto viene impiegato nel suo dettaglio, però potete vedere com'è ben indentato, compatto e appare semplice. Non abbiamo bisogno di aprire un tag e di chiuderlo, perché solamente usando l'indentazione il linguaggio capisce automaticamente quando aprire e chiudere i tag. E ce ne viene poi passato da un parser e trasformato in HTML per essere messo sul sito. Ho visto. Dicevo, forse non viene passato da un parser e trasformato in HTML. Una cosa molto interessante è che possiamo definire in automatico un div e associare una classe semplicemente dicendo punto e nome della classe e allo stesso modo cancelletto e nome dell'id che vogliamo dare a questo elemento. Ok, ora abbiamo costruito la struttura della nostra pagina in pochi secondi in una maniera molto compatta e veloce. Andiamo a vestirla con il CSS, Cascade Style Sheet. Andiamo a definire lo stile della nostra pagina. Il CSS, al contrario dell'HTML, è molto più pulito come linguaggio, semplice, non ci sono tag, non ci sono queste cose, ma non è molto utente, perché io per ogni elemento devo andare a definire tutte le regole di stile che questo elemento qua deve avere. Come possiamo fare? Che tecnologie vengono in nostro aiuto per avere una cosa più efficiente e veloce? Ecco, vi presento l'ESS e SAS, due tecnologie molto simili che si possono cercare alternativa, che si vede il fondo della slide, che ci permettono di aggiungere al CSS nesting, variables e condizioni. Ok, quindi io posso scrivere nel mio CSS dei if, posso aggiungere variabili e quindi parametrizzare tutti i miei valori. E invece di scrivere per ogni box e per ogni elemento tutte le regole, mi basta innestarli e i blocchi all'interno del nesting acquisiranno le proprietà dei blocchi nei quali sono innestati. Ecco ancora uno screenshot di codice less di Boomerango. Come vedete abbiamo variabili e codice innestato. Qui abbiamo la classe kbox, spero si veda, appunto qui in alto, aspettate che ve lo disegno. Qui in alto c'è la classe kbox e al suo interno c'è la classe, ci sono le regole per l'elemento h2 e in maniera automatica kbox guadagna dà a H2 le proprietà e il parser CSS del nostro browser sa che le regole definite in questo H2 sono valide solo per gli H2 all'interno di Kbox. Ok, non cc. Ah, ok, vabbè, comunque proviamo con verde. Ok, molto bene. Allora metto il verde che anche quello del verde. Abbiamo parlato di HTML e CSS, vediamo infine il JavaScript. Il JavaScript è diciamo il cervello della nostra pagina web perché intercetta gli input dell'utente, pensa a cosa fare e fa animare la nostra pagina di conseguenza. Il CSS è molto potente, è molto potente, però ancora come linguaggio non è molto comodo. Insomma, per gente che lavora con Python e Ruby, scrivere JavaScript diventa abbastanza pesante. La soluzione, la tecnologia che ci aiuta su questo fronte è CoffeeScript. CoffeeScript a me piace definirlo a Caffeine Power JavaScript Coding. Scrivere JavaScript pimpati di caffeina. Come questi altri linguaggi che abbiamo già visto, è un linguaggio dove regna l'indentazione, molto simile a Ruby e a Python, e poi per tutte le scomodità del CSS, come ad esempio banalmente le
le parentesi graffe o i punti virgola sono state abbandonate in favore di una scrittura molto più semplice, veloce e leggibile. Vedete? È molto compatto. Sì, leggendo il codice capiamo semplicemente leggendo che cosa fa e la necessità di commentare è minima. Con questi linguaggi moderni non possiamo veramente arrivare a scrivere il codice senza bisogno di commenti, perché la qualità del codice che produciamo è talmente alta che si spiega da solo. Ok, abbiamo visto tutte queste tecnologie fantastiche. Vediamo come che si può usare in Rails e come Rails ci aiuta a migliorare il management degli assets. Ok, cosa succedeva negli anni 90? Negli anni 90 abbiamo il tag style e il JavaScript inline. Ci siamo un po' avuti e dal 2000 abbiamo iniziato ad usare il codice stile e il concetto di analisi di JavaScript. Andiamo oltre. L'approccio di Rails. Rails ha questa gemma, si chiama Sprockets, che si occupa appunto dell'asset management, e vediamo cosa fa nel prossimo slide. Ecco, Sprockets interpreta automaticamente, quindi senza bisogno che noi facciamo partire dei processi in watch che ogni volta che noi scriviamo del codice HTML ce lo traducono in HTML, automaticamente lui interpreta HTML, SAS, Coffee, qualsiasi tipologia di layer da mettere sopra HTML, CSS, JavaScript per essere più efficienti nel nostro coding, interpreta nell'output e ci dà la possibilità di compilarli in un unico file. Qual è il vantaggio di avere un solo file di stile e uno o diciamo meno alcuni codici JavaScript negli RSM? È che facciamo un invio solo. Invece di mandare tanti piccoli pezzi di codice, abbiamo una sola connessione e mandiamo uno solo. Efficienza per più. Non si ferma qui, aggiungerà un layer di compressione per i fogli di stile o per i JavaScript, che può essere il banale minifying, oppure anche algoritmi come, se ricordo bene, uno dei più famosi è YUI, non saprei pronunciarlo per cui evito, che ci comprimono, in questo caso il CSS, rendendolo ovviamente più piccolo e quindi più facile da spedire. La produttività e l'efficienza della nostra web application parte da sul cielo come illustrato. Ok, abbiamo visto queste tecnologie fantastiche e come Rails ci permette di scrivere in pochissimo tempo una web application. Ci permette di scrivere in pochissimo tempo una web application, una web application brutta, è brutta. Vediamo come scrivere per veloce bene, ma se facciamo un prodotto bello è anche meglio. Il framework Twitter Bootstrap ci permette di realizzare con pochissimo sforzo bello e facile grande. Questa qua è la classica Hello World page che qualsiasi framework ci produce, le abbiamo fatte tutti, le vediamo, fa schifo, è brutta, non serve niente. Vediamo con Twitter Bootstrap come possiamo farla diventare più bella in pochissimo sforzo. Ecco, questo è lo stesso codice, l'unica cosa che ho fatto è stato prendere da internet, da libreria Twitter Bootstrap, metterla nel web server, usare tre classi per definire i vari elementi ed ecco qua, interfaccia trasformata. Non ho scritto una riga di codice CSS o quant'altro. Twitter Bootstrap non si ferma qua, ci offre un sacco di componenti in più, ad esempio bottoni, form, tabelle, icone che non sono immagini, ma sono icone font, testo, quindi io le posso scalare a piacere e loro rimangono sempre ben definite, non sgranano, sono sempre belle da vedere. Le icone che vedete nella top bar di questa finestra, nel quale sto mostrando il PDF, sono tutti i codici di Bootstrap. Ma non si ferma qui, ci dà il grid system, ovvero un sistema di classi di div HTML per avere
un layout della pagina con un impatto ed efficiente. Di più ancora ci dà un layout fluido, quindi una pagina che scala a seconda di come io ridimensiono la finestra, e un layout responsive, ovvero un layout che si riordina, eliminando l'eventualità e gli elementi che non sono utili dal punto di vista del contenuto, a seconda del dispositivo nel quale la pagina va in vista. Quindi è un layout che con poche regole, con poche sono istruzioni, cambia il colore se si trova in un computer, se si trova in un tablet o se si trova in uno smartphone, in un piccolo schermo di uno smartphone. Non si ferma al CSS, ha anche vari plugin JavaScript, tutti basati su JQuery, ok? Tra i quali tutti, popover, drop down, tabs, per esempio, vediamo qua nella stanza noi, models e quant'altro. Non è finita qui, ho sbagliato il bottone, non è finita qui, Twitter Bootstrap è 100% customizzabile. È basato su variabili, come abbiamo visto nel codice Lash prima, quindi io posso andare a dire che il background, non credo si veda, però facciamo un po' più di zoom magari, che il background del body deve essere bianco. Ok, questa cosa qui che vedete molto bene, dovrebbe esserci un po' di zoom nella pagina, ma quello stesso comunque. Il background, io posso dire il background del body è bianco e il testo è in colore grigio, con due variabili. Come l'hanno funziona così anche lui, quindi noi, se vogliamo domani dire che il background di come l'hanno deve diventare rosa e che il testo deve essere giallo e che tutte queste cose arance invece devono diventare blu, possiamo farlo cambiando tre variabili in tempo zero. Ok? Insieme a Mattia vediamo come tutti questi nostri servizi di runtime sono stati realizzati. Grazie a tutti per l'attenzione. Di studio di Loop, e un visualizzatore
di file PDF, quello che avete appena visto all'opera, che ha utilizzato Giovanni per fare la sua presentazione. Vediamo gli strumenti. Adesso in teoria ritroviamo Giovanni che ci dovrebbe far compagnia in questa piccola veloce interazione. Lo stacchetto. Posso aggiungere il microfono? Non so, Luca, ti rimani in tempo davanti? Poi io ti dico, vai, guardiamo il titolo di testo, come prima, abbiamo la prima tab che è qua nascosta. Libreria che rappresenta praticamente una lista di file che noi abbiamo caricato all'interno del nostro account, e quindi si possono vedere i file PDF in questo caso che abbiamo eventualmente caricato precedentemente. L'editor di testo di cui vi parlavo prima, ci spostiamo sull'editor di testo, Giovanni dovrebbe essere qui anche lui, e se Matteo inizia a scrivere Giovanni anche, vediamo adesso con il proiettore non si aiuta, però potete vedere che stanno scrivendo insieme due colori diversi che stanno collaborando, insomma, nello stesso istante stanno scrivendo un documento di testo. È abbastanza spartano come interfaccia, però permette di fare le cose base, di indentare, sottolineare, fare i bold, l'italico. E la lavagna, poi ci spostiamo sulla lavagna. Ha un set di colori, un site per la penna, cancella tutto, e anche qua, come dicevo, può essere utile ad esempio per cominciare a fare gli schermi o blocchi. Ci manca Giovanni, sì, è questo. Ecco Giovanni che arriva, e quindi insieme stanno disegnando insieme a te e Giovanni, quindi si può discutere o fare delle faccine in questo caso, tutto utile. E ultima cosa, ma che l'avete già vista, ci spostiamo solo senza, è il lettore PDF che sostanzialmente permette di caricare il file in PDF e in più aggiunge, oltre che a scorrere naturalmente avanti e indietro le slide, di poter zoomare, aggiunge la possibilità di poterci prendere degli appunti sopra e quindi eventualmente mettere risultato dei punti del PDF. Questo può anche essere utile mentre il docente magari lezione spiega, di solito usa PDF e lo studente può attraverso la piattaforma prendere già degli appunti, dei piccoli schemi e averceli già salvati e trovarsi già tutto pronto. Torniamo alle slide, grazie Giovanni ancora, lo salutiamo, ciao, non so se ci sente. Va bene, torniamo alle slide che vanno avanti. Benissimo, vediamo la struttura che abbiamo appena visto della demo in funzione. La struttura generica è un po' questa qua, cioè quello che noi chiamiamo un service server, che è la parte server che va a gestire tutta questa infrastruttura che abbiamo visto all'opera. È composta sostanzialmente da vari moduli e ogni modulo naturalmente è responsabile del suo compito. Avremo il modulo della chat, che sarà responsabile della chat testuale, la whiteboard, che è quella che abbiamo appena visto, Reader, che è il lettore del file PDF, poi altri moduli che utilizziamo per gestire gli eventi e le richieste che possono venire all'interno del programma. Questo è il server con i suoi moduli indipendenti e separati, questi sono i client, rappresentano gli utenti che si collegano e interagiscono con la piattaforma. Con il service server siamo partiti dall'idea di quello che ci serviva, e ci serviva una cosa che fosse ovviamente real time, per come avete visto funzionare la cosa, che fosse scalabile, perché non sappiamo il bacino di utenza della nostra piattaforma, e quindi dobbiamo essere in grado di adattarci velocemente alle esigenze. Fault tolerant, ovvero che sia immune, tra virgolette, ai problemi, ai guasti. E semplice, che fosse semplice, quindi avevamo bisogno di qualcosa che non ci richiedesse uno sforzo ulteriore, un'ulteriore tecnologia da dover imparare e da dover mettere un po' in pratica e doverla testare. Che tecnologia usare allora per soddisfare questi nostri requisiti? Noi abbiamo scelto Node.js. Non so quanti di voi alzi la mano chissà cos'è Node.js, stanno sperando un po', pochi.
ho fatto 4 slide per provare a spiegare in maniera veloce che cos'è Node, ci vorrebbe aumentare un news day forse per poterlo spiegare in maniera esaustiva. Allora, Node.js, questo dovrebbe essere un po' la nostra situazione in questo momento, e questa qua è presa direttamente dal sito, se voi sono anche su Node.js.org. Che cos'è? È un framework basato sull'event driven I/O e soprattutto è basato sul Buoyant Engine JavaScript, che è un motore JavaScript sviluppato da Google ed è quello che è sotto il browser Google Chrome, che molti utilizzeranno. Chrome è veloce nella visualizzazione delle pagine, soprattutto perché è veloce a elaborare in JavaScript, e questo grazie appunto a questo engine sviluppato da Google e Buoyant. E non sfrutta appunto la velocità e le caratteristiche di questo Buoyant per essere veloce, essere adatto a sviluppare appunto applicazioni in real time. E, a parte tutta questa cosa, detta in parole povere, Node.js rappresenta la possibilità di lavorare con JavaScript, ed ecco qua il punto che ho citato prima, qualcosa di semplice che già conoscevamo, il JavaScript eseguito lato server. La filosofia un po' che sta alla base di Node è non blocking I/O, ovvero ogni chiamata deve avere una callback. Adesso vi spiegherò in maniera veloce cosa vuol dire questa cosa. Perché si parte dal presupposto che i codici di bottiglia siano solitamente le operazioni di I/O in un sistema informatico, quindi l'accesso alla rete, l'accesso al disco rappresentano i punti più critici e quelli generalmente più lenti. Qualche support for the most important protocols, questo perché ha già al suo interno, non ha ad esempio la parte del JavaScript lato client, ovvero poter manipolare il DOM, però espone i protocolli tipo HTTP, DNS, ha già integrato tutta questa cosa qua, si mantiene compatibile a livello di POSIX, quindi con cose più datate, e il concetto di stream everything, ovvero cioè non forza la bufferizzazione dei dati, quindi nulla viene bufferizzato, ma tutto viene inserito nello stream e i dati viaggiano in continuazione. Ma il proiettore non ci aiuta, comunque questo è un esempio di server, cioè con pochissime righe di codice di JavaScript, se lo guardate bene si può scrivere un server in Node. Questo qua è un server HTTP. Come prima cosa non facciamo altro che andare a richiamare dalle librerie basi il modulo HTTP, attraverso una require HTTP. A questo punto abbiamo il nostro oggetto, il nostro modulo, e andiamo a sfruttare il metodo create server, al quale viene passata una callback. Chi ha scritto un po' di JavaScript lato client, il concetto è assolutamente uguale a quello che avete in jQuery, ma anche in JavaScript normale, quando andate a definire il codice che deve essere eseguito una volta che il pulsante viene premuto, no? Cioè l'evento un click, gli viene passata una callback che è il codice che viene eseguito una volta che l'evento avviene. E qua il concetto è esattamente lo stesso. Quindi viene passata una callback con un oggetto request e response. Cosa succede? Che avviene la richiesta, si entra nel codice, viene mandata una risposta codice 200 perché la richiesta è valida, il tipo di content type che verrà mandato indietro, ovvero text mail, e chiudo la connessione mandando indietro l'oggetto di response e mandando indietro il mio dato che voglio rimandare. Questa qua era l'altra parte, che è ovvero dove il nostro server è in ascolto all'indirizzo 127.0.0.1, che non è altro che localhost, quindi è un server che sta runnando su una macchina locale, e questa è la porta sulla quale mi ascolto. Il ciclo di esecuzione viene eseguita questa cosa qua, il server parte, si mette in ascolto su questa porta qua, e vedremo in console viene stampato direttamente il server running at e l'indirizzo, e rimane in attesa. Una volta che viene fatta una richiesta a questo indirizzo e a questa porta qua, si entra dentro il codice e ecco che il server risponde con un hello world. Questo è un po' il funzionamento. Okay. Ecco il funzionamento di cui ho appena parlato. Cosa succede? Arriva il client che fa una richiesta a Node, c'è l'event loop che praticamente si va a preoccupare solo di
della sequenza del codice che deve essere eseguito, cioè mantiene in ordine, mantiene una coda di istruzioni che arrivano dentro e eventualmente node del single thread, quindi c'è un solo single thread, eventualmente se arrivano dei job che richiedono più tempo e questi possono essere job appunto di IO, ovvero di accesso all'hard disk, accesso alla rete, vengono mandati in un ciclo a parte dove ci sono dei worker, in un ciclo non bloccante dove ci sono dei worker che eseguono i task. E intanto il loop va avanti, procede con la sua esecuzione e esegue le altre cose. Quando questo worker, ad esempio, ha finito e comunica al node che i dati sono pronti per essere utilizzati, ecco che si ritorna attraverso appunto la procedura di callback, node riprende il controllo e può restituire la pipeline. Questo è insomma il principio di funzionamento. Operazioni da io di cui parlavo, questo è un semplice esempio di codice, tanto per darvi l'idea dell'importanza di programmare attraverso il concetto di callback in node. E questa è una set timeout normale, chiamata normale in JavaScript, dove andate a definire il codice che volete eseguire dopo un tot di millisecondi. Qua sono millisecondi, quindi dopo un secondo vogliamo che venga stampata sulla console set timeout e la data attuale. Questo è una parte, la parte successiva è un require di un FS, di FS che è sempre il modulo standard messo a disposizione di Node, nel quale abbiamo i metodi per accedere ai file. Qua utilizziamo il metodo readFile appunto perché vogliamo andare a leggere il file di password e una volta che l'abbiamo letto vogliamo stampare il log e il risultato della lettura. E cosa succede? Succede che in questo caso parte la lettura e solamente dopo un secondo, essendo questa lettura asincrona, quindi non è bloccante, questa chiamata, anche dopo un secondo, anche se questa chiamata ci mettesse 4 secondi, verrebbe comunque stampata e si ritornerebbe al normale ciclo di esecuzione, ovvero alla stampa del risultato, solo quando la read file ha finito il suo compito, ovvero quando la callback ritorna senza errori il risultato. E la lavagna che abbiamo visto prima, questo è grosso modo, so che in questo slide non è facile capire, però intanto quello che è. E ritorniamo un attimo sulla lavagna, solo per spiegarvi un attimo brevemente il funzionamento, il whiteboard, il rango, lato client, abbiamo utilizzato tecnologie che sono l'HTML Canvas di HTML5, che tra l'altro disponibile da poco in alcuni browser, e Internet Explorer di Parsola 9 abbiamo un supporto ufficiale, naturalmente jQuery per la manipolazione del DOM, e Paper.js che è una libreria che le permette di fare grafica vettoriale utilizzando sempre il canvas di HTML5, quindi è una libreria che ci aiuta a fare linee che possono essere lungole, i quadrati o altre cose. Questo è lo schema di funzionamento, è sempre quello, c'è Marco e Matteo che stanno, come prima era Giovanni, va bene, che stanno lavorando, ci sono degli scambi di pacchetti. Questa qua ve la spiegherà, questo scambio che qua è una semplice freccia, Marco dopo di me mi spiegherà più nel dettaglio, non è banale come cosa. E c'è uno scambio di pacchetti con il server dei servizi, il modulo della lavagna è il responsabile di processare questi pacchetti e utilizziamo Redis per lo storage, questo perché ci serviva un database che fosse molto veloce. Naturalmente provate a pensare, viene mandato un pacchetto ogni volta che uno comincia a fare una linea, con i punti, questo è il pacchetto, è un esempio del pacchetto, quindi c'è l'X addition del mouse, eventualmente il colore della linea che stiamo usando, la size, e l'user ID di chi ha effettuato la linea, diciamo. Quindi transitano un sacco di pacchetti di questo genere qua e avevamo bisogno di un database che fosse estremamente veloce per utilizzare queste richieste, perché un utente che entra eventualmente in ritardo nella stanza ha poi bisogno anche di rivedersi quello che è stato disegnato fino a quel momento e quindi Redis è questo. Il reader di visualizzatore di PDF che avete visto prima, ci appoggiamo a una tecnologia che si chiama PDF.js, è stata sviluppata da Mozilla e ci permette di leggere il lato client, di renderizzare il lato client il formato PDF. Qua c'è il link al GitHub se non è interessato. Questo è un,
un esempio di cose molto base di come viene caricato il PDF e si viene passato l'URL del PDF che si vuole aprire, si vanno a settare la scale, la viewport, anche loro stessi sfruttano il canvas per renderizzare il PDF, si settano dimensioni, si prende il context del canvas e lo si riempie con le informazioni con i dati ricavati dal PDF. Stesso schema di funzionamento, cioè due user che interagiscono, uno scambio di pacchetti, il pacchetto lo vediamo qua è più o meno simile, c'è un file di link, il comando che può essere tipo sto aprendo un file, sto andando al prossimo file, avviene la sincronizzazione attraverso il server dei servizi, c'è il modulo del reader che è responsabile, tutto viene bufferizzato all'interno di Redis per le motivazioni che ho detto prima. Io ho concluso e lascio la parola a Marco che mi spiega i collegamenti fra lato client e lato server del nostro servizio. Grazie. Buongiorno, io sono Marco Bersani, sono un loro collega. Anch'io mi occupo della parte in realtà, diciamo, di Boomerang. Nel particolare oggi andrò a spiegarvi un pochino come avviene questa comunicazione tra il server e il client. Ovvero come è possibile parlare, scatenare eventi da un server su un browser. In particolare parlerò di un framework che si chiama Socket.io. Socket.io è un framework che gira su JS, trae vantaggio di tutte quante le sue potenzialità, ovvero gira sempre su single thread, per cui può mantenere aperte migliaia e migliaia di connessioni nella singola istanza server. Socket.io permette quindi la comunicazione con ogni browser e permette di scatenare eventi e inviare dati nei client. La cosa bella e più importante di Socket.io è che è compatibile con qualsiasi browser. Questo vuol dire che è compatibile anche con Internet Explorer 5.5, giusto per darvi un'idea. Come fa a essere compatibile con tutti quanti i browser? Beh, Socket.io utilizza vari protocolli di trasporto, utilizza le WebSocket definite in HTML5, che sono standard degli ultimi periodi, che sono delle vere e proprie socket aperte tra il browser e il server, che permettono quindi di mandare dati in push tra server e client, che non è una cosa banale. Fino a poco tempo fa si usavano HTML5, che erano praticamente dei iframe che non finivano mai di caricare, e su cui venivano scritti i dati man mano che arrivavano in server, oppure XFR poi, che era semplicemente un file XML che anch'esso veniva mandato man mano con delle richieste AJAX. Ok, guardiamo un attimo come si può scrivere un server di Socket.io. È semplicissimo come non scrivere un server per Node.js. Si richiede la libreria di Socket.io e si va subito ad ascoltare sulla porta. Subito dopo si aggancia un handler, come spiegava prima Mattia, una funzione, a un evento. L'evento è on socket connection. In pratica, quando una socket viene connessa, viene scatenato questo evento che a sua volta scatena questa funzione. Questa funzione cosa fa in questo esempio? Beh, vabbè, fa una semplice, scatena un altro evento nel browser che si chiama news e scrive hello world. In pratica nel client cosa succede? Nel client, dopo aver importato la libreria, si va a connettere a localhost, che è il nostro server, e all'evento news che viene scatenato dalla connessione viene chiamata a sua volta un handler che fa il console log del data. Un altro concetto molto bello di Socket.io sono le rules. Socket.io permette di raggruppare queste connessioni chiamate sockets in delle istanze virtuali. Praticamente abbiamo la possibilità di fare dei broadcast in istanze virtuali, possiamo parlare con tutte le socket connesse a quella room. Come viene utilizzata questa room in Boomerang? Beh, in Boomerang queste room vengono utilizzate per gestire la proprietà della socket. Ad esempio, un utente ha ovviamente avrà un user ID. Questo user ID, poniamoci il problema: se io devo scrivere a questo determinato user ID, come faccio?
semplicemente creo una room chiamata come user ID e a questo punto vado a scrivere in questa room come broadcast. In questo modo io posso scrivere tutte le socket di quell'user ID. In questo modo su tutti i browser, ad esempio di questo user ID, verrà visualizzato, non so, un messaggio di chat, verrà visualizzato il pacchetto del canvas, verrà cambiata la pagina del PDF. Quindi è uno strumento molto potente, anche se non sembra questo qua delle room, soprattutto perché sono molto molto veloci e non occupano molto spazio di memoria. So che io a questo punto viene quasi naturale chiedersi, ok, ma come faccio a scalare tutta questa bella applicazione in Node.js? Beh, è molto molto semplice, perché quelli di Socket io insomma ci hanno pensato e hanno utilizzato Redis. Redis è, già stato spiegato più di una volta oggi, Redis è uno store che permette anche, fra le altre cose, di gestire eventi di publish e subscribe. Per scalare Socket io quindi basta applicare un load balancer o un reverse proxy e configurare il processo di Socket io per utilizzare Redis. Una volta configurato il processo di Socket io, è una cosa semplicissima, sono due righe di codice, basta lanciare soltanto degli altri processi su delle macchine diverse. In questo modo avremo che se un utente, ad esempio questo, è connesso a questo server e questo utente a questo server, potranno comunque comunicare fra loro passando attraverso Redis. Questo qua è un esempio della chat. Ad esempio, io devo mandare da Mattia, cioè Mattia, devo mandare un messaggio a Marco. Come faccio? Beh, viene costruito questo pacchetto, messaggio ciao a Marco, ho semplificato sulle domande invece di user ID. Questo messaggio viene spedito tramite Socket io, viene generato un evento nel server. Il server a sua volta cosa fa? Cerca tutte le socket relative a Marco Bersani cercando nella sua room e fa un broadcast di questo messaggio nella room relativa all'utente Marco Bersani. Quindi il messaggio arriva a Marco Bersani. Tutto questo è contornato da meccanismi come Redis utilizzato per Enterprise Communication, come MongoDB che è semplicemente utilizzato per salvare i messaggi di chat e fare uno storico. E direi che più o meno questo è tutto di ciò che avevo. Un'altra cosa di cui volevo parlare oggi era la video chat, come è stata realizzata la video chat. La video chat ormai non è più segreto. Ci sta per arrivare WebRTC con HTML5, che è un insieme di funzioni che permettono la comunicazione tra i vari browser senza passare attraverso server, con il peer-to-peer. È una cosa molto interessante, vedremo se verrà implementata a volere. Quindi, nell'attesa di WebRTC, noi utilizziamo Flash. Flash è semplicemente Flash Player che fa uno stream video. Lo stream video è gestito da Red5, che è utilizzato come streaming server, che gestisce i pacchetti del video in entrata e in uscita. Poi per la sincronizzazione degli stream, cioè per far vedere quando un utente entra nella room, esce e fa tutte queste belle cose, viene utilizzato Node.js con Socket io. Quindi, praticamente, quando un utente entra nella video chat, secondo me lei entra nella video chat, la prima cosa che viene creata è viene mandato un pacchetto Socket io che dice a tutti gli altri utenti che un utente è appena entrato nella video chat. Lui inizierà a trasmettere tramite Red5 a questi altri client che nel frattempo avranno aperto un piccolo flash player, diciamo, che mostra questo video. Questo video. È la stessa cosa quando questo utente ad esempio esce, Socket io si occupa di inviare tutti gli altri utenti della room che questo utente è uscito. Una volta che questo è uscito, Redfire si occupa di stoppare lo stream e di chiudere le varie finestre di tutti quanti i browser. Un altro strumento che abbiamo utilizzato nella nostra applicazione è stato Etherpad. Etherpad è un progetto open source, in questo caso la versione Lite open source, è scritto anch'essa in Node.js e utilizza anch'essa Socket io. È un mentor di test condiviso, si può scaricare completamente dal loro sito. È molto semplice e non richiede molte configurazioni, basta installarlo, ci sono dei pacchetti preconfezionati per Linux, Windows, Mac
Una volta installato basta solo lanciarlo e andare con il browser sulla relativa pagina. E a quel punto creare documenti e modificarli in contemporanea è una cosa molto semplice. Adesso passo il testimone a amico Giulio che parlerà di gamification e altre cose più social della nostra applicazione. Grazie a tutti. Giulio, appunto, e appunto vi parlerò di cose un po' più leggere di quelle che ho sentito fino adesso, un po' più frivole se vogliamo, ovvero di come ci siamo integrati con i social network. Quindi partiamo un po' da questa domanda, cioè come ci siamo chiesti noi all'inizio come costruire una community per poner anche, perché tutto questo è bellissimo, però può essere valido finché vogliamo, però alla fine bisogna anche tirare il tempo, diciamo. E quindi siamo partiti anche chiedendoci che cosa, in termini proprio di social network, perché noi ci siamo definiti un social network, che cosa c'è già e in qualche modo funziona, cercando di fare un po' di quello che facciamo noi. La risposta è principalmente Facebook, nel senso che perlomeno noi abbiamo riscontrato che un sacco di persone, i nostri coetanei, compagni di corso e così via, usano i gruppi di Facebook come strumento di aggregazione, di ritrovo, per farsi domande e darsi risposte relativamente a dubbi nei loro corsi di laurea. Cioè, ci sono un sacco di gruppi, corso di laurea, di medicina, non so, primo anno, così. E noi abbiamo detto, insomma, partiamo dal fatto che gli utenti si accontentano il più delle volte di usare strumenti come questi e cerchiamo di offrire qualcosa in più, dato che i gruppi di Facebook non nascono proprio per questo scopo. Quindi, per prima cosa abbiamo tentato di trascinare gli utenti da questi gruppi che usavano già dentro a Merango. Quindi siamo partiti dalla fase di registrazione dell'utente dove chiediamo con un bottone enorme rispetto a quello dove diciamo iscrivetevi oppure via mail, di registrarsi con Facebook. Questo che cosa ci consente di fare? Di sfruttare una gemma che si chiama OAuth, che rispecchia questa definizione, quindi ci consente di far lavorare la nostra applicazione Facebook, che si chiama appunto Punerango, diciamo lascia delle autorizzazioni nei confronti della nostra web application. Quindi una volta che l'utente si è registrato e che ha superato questo solito iter di consenso nei confronti dell'applicazione, noi riusciamo a fare un sacco di cose. Ho messo questa slide anche se la conoscete già tutti, giusto per citare un paio dei permessi che gli chiediamo e anche per giustificarci dello spam di cui vi renderemo vittime nel caso scegliate, come ci auguriamo, di registrarvi tramite Facebook. Questi sono gli extended permissions, cioè le cose, i permessi aggiuntivi che vengono chiesti in una seconda schermata, e l'unica cosa che chiediamo è di mettere in bacheca qualche posto quando poi lo volete voi, perché le cose non avvengono automaticamente o non in tutti i casi. E questo è uno strumento di Facebook, adesso ve lo cito così un secondo solo per darvi un'idea di sempre di operazioni che andiamo a fare. Per esempio questa qui è una query sul graph di Facebook. Il graph di Facebook è uno schema, anzi un grafo proprio, di tutte le connessioni sociali che l'utente ha sul social network, sul suo profilo all'interno di Facebook. Qui facciamo una query in cui andiamo a chiedere, dato che abbiamo richiesto nella fase di consensi per l'applicazione a quale di poter vedere in che università vi siete registrati, c'è un campo, la vostra education history, abbiamo visto che molti lo usano, per cui secondo me ha senso fare una cosa di questo tipo. Chiediamo, andiamo a vedere quali sono tra i nostri amici gli altri che sono registrati alla stessa università e quando posteremo qualcosa in bacheca ai nostri amici non lo faremo casualmente a tutti, ma andremo a mirare quelli che ci sembrano più adatti. Quindi
questa è proprio l'operazione che vi ho appena anticipato. Un'altra cosa che andiamo a fare, per esempio, quando ho superato un esame, che noi chiediamo di compilare un brevissimo modulo, molto più semplice e compatto che quello che c'è magari sul sito di studiare appunto un inferno per chi l'avesse sperimentato. È una cosa molto più breve in cui diciamo dite che cosa vi è stato chiesto all'esame, che cosa migliorereste voi, quello poi lo raccogliamo perché insomma, un giorno vedremo che uso fare, e per suggerire eventualmente qualcosa ai professori. E avete allo stesso tempo la possibilità di condividere la pagina di un corso che a voi sembra contenere un sacco di materiale interessante e che volete comunicare ai vostri amici. Loro ne potranno vedere una preview, diciamo, e fino a che non saranno registrati non potranno accedere ai contenuti. Questo anche a protezione di chi carica materiale, scrive post in pacchetti e così via. Come funziona tutto questo? Tutto questo meccanismo, come facciamo la parte di sharing e così via, insomma, questo lo riusciamo a fare in una maniera molto semplice grazie a un'altra gemma di Rails che si chiama Koala e che ci dà la possibilità praticamente, adesso io non vi ho portato dentro l'autocodice perché secondo me ne avete già visto abbastanza prima, e comunque in maniera veramente compattissima voi passate il, cioè voi, noi in questo caso passiamo il siamo presi in fase di registrazione a un nuovo oggetto di Koala, il quale diventa un nuovo oggetto grafico. Su questo poi ci sono un sacco di metodi che la gemma implementa già, quindi diventa molto semplice fare qualsiasi cosa, oppure si possono fare, supporta anche le query in SQL che è il linguaggio di Facebook. Anche questa gemma ovviamente è open source, ha un suo repository su GitHub e così via. Secondo punto fondamentale di questo mio intervento, la gamification. Adesso vi spiego un po' che cos'è per chi magari non la conosce perché è un concetto abbastanza nuovo. Un'altra delle domande che ci siamo fatti è stata come possiamo rendere un elenco meritocratico e stimolante, nel senso che insomma, partecipare a questa, tutta questa condivisione di informazioni non è una cosa da tutti, insomma, uno può avere voglia di farlo, ma anche no, insomma. Mi è capitato tante volte anche con compagni di corso. Quindi ci siamo chiesti anche, è possibile assegnare dei premi a chi, oppure in che modo è possibile farlo, a chi ha un comportamento migliore per, il nostro, per la nostra piattaforma. In una parola, come rendere un erango, anche se in italiano non rende perfettamente giocabile. Questo concetto esiste già ed è la gamification. Quindi, riassumiamo un attimo quello che ci piacerebbe poter fare. Stabilire innanzitutto delle azioni meritevoli. Per esempio, noi ovviamente non possiamo mappare tutti i corsi di tutte le università, lo abbiamo fatto per Ferrara, ma è stato già una cosa insomma, abbastanza sfibrante. E per esempio, quando qualcuno di qualche altra università si vorrà iscrivere, avrà la possibilità di mappare i corsi mancanti in una maniera il più semplice possibile, secondo noi. Però in qualche modo cercheremo di incentivare questa cosa, perché se non sono gli utenti a mappare i corsi che mancano ci fanno un enorme piacere. Quindi diamo punti per questa azione. Oppure il compilare questionari di cui vi parlavo prima, quando un utente supera un esame, compila il suo questionario, è una cosa anche abbastanza breve, però insomma ci vuole la voglia di farlo, noi cerchiamo di premiare anche questo. Oppure l'utente carica un file, nel momento, siccome abbiamo la possibilità di valutare i file che vengono caricati, c'è la possibilità di fare sempre like o più uno, come preferite, sul file, su ciascun file, nel momento in cui questo file caricato dall'utente riceve un sacco di voti positivi, o quantomeno un determinato numero, inizia a ricevere dei punti, perché questo per evitare che poi uno cominci a caricare file a caso, giusto per ricevere punti. Oppure incentiviamo anche la creazione di nuovi gruppi di studio e lo faremo anche di tante altre cose che adesso insomma abbiamo appena introdotto, per cui queste sono le azioni di base. Quindi, come si riassume questo concetto di gamification? In che cosa si tramuta? In punteggi per l'azione, in trofei e premi, che sono due cose un po' diverse, nel senso che i trofei sono, non so, i badge di Foursquare, non so se li avete, qualcuno ne ha sentito parlare, insomma sono semplicemente degli,
delle icone, poche parole, ne faccio vedere alcune, queste qua le ha disegnate una persona in sala, e praticamente nel momento in cui, non so, compilate 5 questionari d'esame, cioè questionari, insomma, moduli di fine esame, oppure caricate del nuovo materiale, oppure fate le azioni che vi dicevo prima, ricevete dopo un tot di azioni questi trofei. Invece i premi sono una cosa diversa. I premi, cioè ogni volta che voi sbloccate un trofeo, praticamente ricevete una quantità di credito virtuale che deriva, c'è a disposizione da una da questo, che si chiama Vintu, che è una piattaforma esterna di cui ci siamo serviti delle API per implementare tutto questo meccanismo di gamification, e loro hanno implementano al loro interno una serie di algoritmi con i quali vanno a calcolare come quanti vostri punteggi sono buoni e in che momento è più giusto sbloccare dei premi, insomma, tutte queste cose qua. Dunque, ok? Quindi, in pochissime parole, i premi, un esempio di premio, giusto per farvi capire, è un questo è semplicemente un coupon, quindi è un coupon, uno sconto su qualche cosa. Quindi in questo caso sto parlando di premi reali. Sbloccate trofei, ricevete credito virtuale. Dopo un po' che ricevete credito virtuale, cioè dopo un po', voi avete sempre la possibilità di andare a controllare, però dopo un po' che ricevete credito virtuale, ne avrete a sufficienza per ricevere dei premi reali. Quindi ci guadagnate anche in qualche modo, diciamo. Poi, insomma, vi piace il premio o meno, vedremo. Però non li decidiamo. Come funziona questa cosa in Rails? Come è stata implementata? Siamo partiti da una gemma, anche in questo caso, di cui oggi non ci importa molto parlare, e attraverso l'utilizzo degli observer e delle relative callbacks. Dunque, adesso non sto a approfondire questi ulteriori temi tecnici, e anzi lascio la parola a Matteo, giusto perché io vi ho parlato di social, di gamification, Luca vi ha parlato dello stream, vi ha parlato della ricerca e così via, Mattia e Marco vi hanno parlato delle stanze, di come funzionano tutti questi meccanismi, tutte queste cose fantastiche, però la domanda vera è come fanno a stare in piedi tutti insieme. E la risposta c'è da Matteo. Ciao a tutti, io sono Matteo Valora, sono studente di ingegneria e mi occupo dell'amministrazione dei server di Uberango e della parte di sicurezza. Dunque, le colleghe appunto mi hanno raccontato tutte le tecnologie e vediamo adesso come sono anche entrate e come interagiscono tra di loro. Abbiamo l'applicazione in Rails, direi quasi tutta l'architettura di Uberango, che serve nel file della videoconferenza, tutti i servizi real time, quindi come service chat presenta tutti quelli scritti in Node.js, la parte di persistenza dei dati, grazie al MongoDB, utilizziamo anche MySQL, perché Etherpad che è quello che ci permette di fare documenti di testo condivisi, salva i documenti dentro un database MySQL. Elasticsearch per la parte di ricerca e Redis, come vi ho spiegato, utilizzato per i servizi real time. Però tutto questo non è sufficiente, ci manca qualcosa. L'utente deve interagire in una qualche maniera con questi servizi e l'applicazione Rails da sola non funziona. Ci vuole un application server che la esegua. L'application server, insieme all'application server, si occuperà di un web server. Server che si occupa di gestire le richieste di contenuti statici direttamente, quindi come possono essere immagini, JavaScript, CSS, quindi il server direttamente, e diciamo, le richieste di contenuti dinamici direttamente all'application server che poi interagisce con l'applicazione. Abbiamo anche una parte di cache per mantenere il livello di prestazione elevato anche in momenti di non solo carico. Però, dunque, adesso in questa situazione diciamo ok, potremmo funzionare tutto, ci siamo, abbiamo diversi servizi, ok, abbiamo in ascolto il server sulla sua porta, il server della videoconferenza sulla sua porta, i servizi di realtà sulla loro porta.
Sì e no. Il nostro target sono soprattutto studenti e docenti che spesso, molto probabilmente, utilizzerebbero la loro piattaforma, verranno dal loro luogo di lavoro o di studio, che spesso e volentieri, se guardate troppo lontano, prendiamo come esempio l'Università di Ferrara, hanno delle notevoli restrizioni sul traffico verso internet che possono effettuare gli utenti. Per essere portato troppo lontano, appunto, l'Università di Ferrara lascia aperte le uniche porte praticamente indispensabili per la navigazione in internet, 480 e la 443, diciamo. Quindi diventa difficile lasciare i diversi servizi in ascolto sulla loro porta, e gli utenti sarebbero in grado di parlare solo con un server e non riuscirebbero a raggiungere gli altri servizi. Conseguente, dobbiamo trovare un modo per renderli accessibili sotto un'unica porta, possibilmente quella che sappiamo essere aperta, uno più o meno ovunque. Per far questo e quindi riuscire a gestire tutte le richieste, ricevere, soprattutto abbiamo bisogno di quello che si chiama reverse proxy, che appunto ci permette di tenere tutti i servizi e renderli accessibili tutti attraverso una porta. Diciamo la porta standard, è la porta standard. Ok, direi che funziona. Niente, non funziona ancora, perché ci sono altri problemi. Sempre le strutture che fanno questi controlli e tengono chiuse tutte le porte controllano generalmente il traffico che passa in quelle poche, che hanno, poche porte che hanno lasciato aperte. Porta 80, ad esempio, anche qui in Ufer, controlla il traffico che la attraversa, lascia passare solo il traffico HTTP, porta 80 è adibita a questo, quindi anche qui, nonostante siamo riusciti a riunire tutti i servizi sotto un'unica porta, in realtà l'utente si ritrova a poter parlare solo con una server. Dobbiamo trovare una soluzione anche a questo problema, e la soluzione è quella di crittografare le richieste. Quindi in questo modo non è possibile intercettare il contenuto dei pacchetti, diciamo, che passano, e allo stesso tempo permettendoci quindi di rendere raggiungibili tutti i servizi e allo stesso tempo ottenendo un certo livello di privacy di dati che passano attraverso la rete, impedendo quindi a un operatore di intercettare le richieste, leggere ad esempio i messaggi che io mando ai miei compagni attraverso la chat o i post che io scrivo all'interno del pacchetto, diciamo. Ok, a questo punto siamo a posto, tutto funziona. Andiamo a vedere però a questo punto come abbiamo implementato questi diversi blocchi che vedete qua bianchi. Abbiamo parlato di tutte le tecnologie, facciamo una carrellata veloce, diciamo, di quello che abbiamo utilizzato per implementare i diversi blocchi. Per quanto riguarda la parte di crittografia, abbiamo utilizzato S-Tunnel. S-Tunnel è in grado di introdurre, aggiungere funzionalità SSL a praticamente qualsiasi servizio senza bisogno di modificarlo. Quindi un servizio, un server che è abituato a diciamo, lavorare con pacchetti in chiaro, continua dal suo punto di vista a lavorare con pacchetti in chiaro. Gli aggiungiamo poi davanti questo S-Tunnel che si, diciamo, si prende lui il carico di crittografare quello che passa e decodificarlo prima di dare un pasto al server su cui sta sopra. È basato su SSL, ovviamente tutto quello di cui sto parlando sono comunque open source, software open source che potete trovare online. È basato su SSL, supporta il caching esterno delle sessioni, utile in ambiente cluster, se ho necessità di mantenere sessioni su server differenti, potendole fare caching esternamente, sono in grado di utilizzare queste sessioni su tutti i server. Supporta la compressione del traffico per limitare la banda e permette la restituzione dei carichi su tutti i server. Andiamo a vedere il reverse proxy. Il reverse proxy l'abbiamo realizzato utilizzando HProxy e JProxy. Questo, oltre a fare da reverse proxy, è in grado di fare anche un bypassing. È una soluzione veloce e affidabile. Supporta proxy a livello HTTP e HTTP, quindi permette di processare le richieste sulla base appunto della porta su cui arrivano, ma soprattutto sulla base delle richieste HTTP che dicevo. Quindi io sono in grado di determinare la destinazione di una richiesta sulla base del contenuto della richiesta HTTP. È molto indicato quello del proxy del server, appunto, l'altro comunicativo.
implemento un modello single process ed event driven. Questo fa sì che sia in grado di supportare un grande numero di connessioni simultanee. Quindi single process è in grado di utilizzare pochissima RAM, event driven gli permette appunto di gestire e mantenere attive connessioni veramente un grande numero senza nessun tipo di problema. Web server e Nginx. Server HTTP e anche questo è un altro tema di reverse proxy. Volendo può fare proxy anche di MacPop3. Altamente scalabile, anch'esso con l'architettura event driven, quindi con tutti i vantaggi che abbiamo visto anche per i CD proxy. Ha un basso dovere, soprattutto per le libri utilizzati da un sistema di grande carico. Questo è un esempio, è in grado di mantenere 10.000 connessioni HTTP che valare in attive occupando solo 2,5 MB di memoria. Application server, utilizziamo Fusion Passenger, Mod Passenger, Mod Rail, sono tutti i nomi della stessa software, della stessa applicazione. Ed è per l'appunto il nostro application server. È scritto in C, quindi le prestazioni si fanno sentire. Architettura del zero copy, non effettua copie di dati, quindi anche qui a livello prestazionale è molto, molto forte. Ha un sistema di watchdog e ha un'implementazione ibrida, quindi è sia event driven ma è anche multithread e multiprocess. Per quanto riguarda il caching invece, dunque, per il caching non abbiamo introdotto nulla di nuovo, abbiamo semplicemente riutilizzato Redis. Abbiamo utilizzato una agenda che si chiama Redis Store per Redis, che permette di utilizzare le funzionalità intrinseche di Redis, che è utilizzato come database di memorizzazione appunto Redis. Perché abbiamo scelto Redis? Dunque, fondamentalmente, per quello che vedete anche qui, l'abbiamo scelto perché l'avevamo già a disposizione. Non ci sono grandi differenze a livello di prestazioni tra Redis e Memcached. Memcached è una grande soluzione di caching molto famosa e che è di default anche utilizzabile direttamente in Redis, sempre da un disegno particolare. Come dicevo, ho portato prestazioni pressoché simili, anche l'utilizzo di RAM è altrettanto simile. Le abbiamo utilizzato proprio perché l'avevamo già a disposizione e ho utilizzato anche da altri servizi di RAM. Il clustering forse è l'unico punto di forza che attualmente ha Memcached, perché Memcached è fatto, diciamo, ha tutta la realtà utilizzabile in ambito cluster. E quindi in questo caso diciamo forse vince se non stiamo a pensare a tutte le funzionalità in più che può aver Redis sui tipi di dati e comandi per utilizzare, comunque vi abbiamo già spiegato. Redis comunque ha in questo momento un progetto in cui stanno implementando funzionalità di clustering e speriamo che nel momento in cui ne avremo bisogno, attualmente non abbiamo bisogno di clusterizzare la cache, ci sia la stagione. Io ho concluso. Se avete domande su tutti i miei commenti, vi saluto. Allora, il nome deriva dall'esperanto e ricorda la parola studiare e tenere i risultati assieme. Perché il nostro social è molto collaborativo, quindi ho pensato di spingere da quel lato. Altre domande? Vai. Parlando del credito di qua, è un monitor. Sì. Usiamo, si chiamano B-Dollars e sono una cosa che nasce e finisce con Bitu, che è la piattaforma su cui ci appoggiamo per fare gamification. Si chiamano B-Dollars e dopo vengono in euro, insomma, valuta locale. E avete qualche piano per vedere attualmente no, anche perché abbiamo proprio la verification, è una cosa completamente nuova e quindi siamo in fase del tutto sperimentale. Dopo, se, insomma, se la cosa prende piede, vediamo che ha senso e che la gente la usa.
già ovviamente la mia notificazione per usare alcune app, magari siamo completi su fare qualcosa di completamente nostro. Ah, e non avete preso un po' di telefoni? No, perché abbiamo conosciuto personalmente i ragazzi di 22 lo userete? Wow. Beh, questo dei così. La concludiamo con una sola cosa. Noi abbiamo utilizzato un sacco di tecnologie open source, però molto del codice di Cunelago verrà rilasciato open source, perché pensiamo insomma che la collaborazione sia importante. Quindi alcune cose di Rails che abbiamo sviluppato noi e di Node verranno messe su GitHub e quindi potranno essere. Io vi ringrazio, è stata una presentazione estremamente interessante, quindi direi che vi ho imparato parecchio. Insomma, già io ho già sentito parlare di Cunelago, probabilmente vi ho avuto modo di conoscere diciamo, come era sviluppato, eccetera. E ringrazio ovviamente tutti coloro che sono stati qui durante questa giornata, i soci, ho avuto l'occasione di ringraziare durante l'evento per le